che c'è sempre la voglia di divertire, far ridere su a volte idee scarse, cercare di sempre di far ridere in maniera bieca, eccetera. Io invece no, non mi va di far ridere, anche se a volte faccio ridere e mi fa piacere far gioire attraverso il cervello, anche però pensando, il cervello pensante, per cui la risata viene non solo dalla stupidità incresciosa del volere a tutti i costi, ma viene da uno sfogo di liberazione. Ma sei brava a truccare? Manco truccassa, eh? Non sai fa un cazzo, allora. Amici, dopo più di un anno dall'inizio dell'opera, ho insieme l'onore e il piacere di presentarvi l'ultimo capitolo della biografia di Richard Benson. Il progetto di ricerca, iniziato per caso a marzo del 2019, ha assunto nel tempo proporzioni sempre maggiori, fino a divenire un punto di riferimento per tutti voi che con manifestazioni d'affetto quasi quotidiane avete espresso il vostro gradimento. L'entusiasmo generato dalle nuove scoperte ha fatto sì che attorno a me si raccogliesse un drappello di Bensoniani Doc, il cui contributo va ricordato in ogni occasione. Senza le straordinarie doti investigative di Andrea e Lorenzo Tiribocchi, questa serie non avrebbe compiuto, a cavallo tra la terza e la quarta puntata, quel salto di qualità che le ha consentito di rimanere impressa nell'immaginario degli appassionati. Senza l'impegno di Aldo e Stefano, negli ultimi mesi non avrei potuto proporvi interviste decisive per la comprensione del personaggio Benson. Senza la genialità di Ufland e Sir Daniel, che di questa puntata hanno curato rispettivamente il montaggio video e la colonna sonora, la qualità complessiva del racconto sarebbe stata molto inferiore. A ognuna delle persone citate e collettivamente, agli utenti del gruppo Telegram Brigate Benson, che di tutto il lavoro è stato imprescindibile luogo di incubazione, va dunque il mio più sentito ringraziamento. Mi controllate dappertutto. Ma bando ai preamboli. Il periodo che stiamo per esaminare è al contempo il più noto e il più controverso della vita di Richard Benson. L'analisi si preannuncia lunga ed è bene, per amor di concisione, partire subito. Il tentativo di suicidio del 2000, lo abbiamo visto nella terza puntata della serie, va considerato uno spartiacque decisivo nella vita di Richard Benson sotto almeno tre profili: sanitario, professionale, sentimentale. Le conseguenze più gravi dell'evento, è perfino superfluo dirlo, furono di carattere fisico. Nonostante una lunga e tenace riabilitazione, il chitarrista di Walking non riacquistò più il pieno controllo degli arti inferiori. Ricominciò a camminare con l'ausilio di un bastone, ma il recupero non fu pieno. La sempre maggiore sedentarietà provocò un aumento di peso, in parte bilanciato, almeno all'inizio, da una crescita della massa muscolare. Il confronto tra il Benson del 1999 e quello del 2002 è, sotto questo profilo, eloquente. Gli arti superiori subirono danni meno gravi, ma quasi certamente non rimasero indenni. Sappiamo ad esempio che, nei primissimi concerti post 2000, Benson si esibì al basso. Non esiste un basso più potente al mondo! Forse perché non ancora in grado di maneggiare perfettamente la chitarra. La mia ipotesi, al momento sfornita di prova e supporto e quindi rientrante nel campo delle pure sensazioni, è che la famosa artrosi alle dita, se mai c'è stata, altro non fu che l'ennesimo prodotto di quello che impropriamente chiamiamo incidente. A ogni modo, qualunque ne sia stata la causa, il calo delle abilità tecniche di Benson nel corso degli ultimi 20 anni è evidente, e il fatto che l'involuzione sia iniziata proprio dopo Ponte Sisto non è, a mio parere, casuale. Non c'è niente da dire, insomma, dai, si va avanti, si va avanti. Sul fronte sentimentale, il 2000 segna la rottura definitiva con Ira Delshaft e il conseguente avvicinamento ad Esther Esposito.
Tra Benson e la Esposito era nata una relazione, quantomeno professionale, già alla fine degli anni 90. Ti ricordi quando ci siamo conosciuti la prima volta al Jack and Edward? Sì, mi ricordo. Un bel incontro. Raccontalo ai nostri amici. E che devo raccontare? Tale legame è venuto meno il polo d'attrazione rappresentato dalla misteriosa scultrice tedesca si sviluppò fino a ricevere la sanzione matrimoniale nel 2013. Come ormai noto a tutti, Benson sposò Esther Esposito in seconde nozze, essendosi già legato nei primi anni Ottanta a Maria Antonietta Capacci. Professionalmente, l'incidente costrinse il nostro a un ritiro totale dalle scene della durata di un anno. Ottava Nota, infatti, riprese su TVA40 solo nell'autunno del 2001. Quello che si presentò negli studi dell'emittente tiberina all'alba del nuovo millennio, però, era un Benson nuovo, diverso dal passato. E non solo per gli aspetti che abbiamo orora indicato, ma per altri rilevantissimi di natura psicologica. Io sono una persona totalmente cambiata da quel Richard che tu conoscevi prima, capisci? Quando l'ha fatto questo? Non mi ricordo, quando era? Cinque anni fa, prima dell'incidente, sai, io non voglio, tutto quello che riguarda la mia vita passata io non lo voglio più vedere, lo vedo così perché questi ragazzi me l'hanno portato con piacere, però io ho rinunciato ad una vita per passare poi ad un'altra vita, capito? È stata una mia scelta. In primis la sua vena istrionica, che fino a quel momento aveva trovato una valvola di sfogo nei concerti, cominciò ad emergere prepotentemente anche in televisione. How there will be time to work away, there will be time. How there will be time to meet and play, there will be time. Terribile! Diverse testimonianze attendibili, tra cui quella dell'utente YouTube Blue Sun, riferiscono di una trasmissione rivoluzionata, con uno spazio sempre maggiore destinato ad aneddoti personali, racconti e addirittura musica commerciale. Siamo in possesso di un solo spezzone relativo a questo periodo. Si tratta della puntata nella quale nacque la leggenda di Marilyn Manson. Io mi accorsi, che dopo un po' di concerti in America, a Oakland, non so, poi siamo andati appunto in Canada, dove era quello là, eccetera, eccetera, c'era sempre un bambino molto magro. Io mi chiedevo sempre chi era questo, l'avevo intravisto, molto magro, abbastanza alto, però un bambino, una volta mi pare col padre venne, eccetera, eccetera. Mi accorsi, seguiva appunto anche a Vancouver, al Holiday Inn, e vedo sempre questo bambino. E io mi chiedevo, come so chi è, eccetera, eccetera. Un giorno mi rimase un dubbio, volevo scoprire chi era, per cui dissi al roadie, non mi ricordo se Claes Cornelius era il mio rodi in America, Claes Cornelius era svedese, mi pare, con i capelli lunghi, con gli occhiali al John Lennon, mi ricordo che c'era anche Ermanno Velludo, eccetera, dall'Italia. Chiesi, guarda, fai entrare quel ragazzo, fammi capire che lo vedo sempre, poi mi ha chiesto l'autografo, gli dico due parole. Molto magro, la faccia molto bianca, c'aveva i calzettoni, eccetera. Era strano questa figura, non so, molto malaticcio, però sempre presente. Perché avevo immaginato che sarà fatto dei chilometri di strada per andarmi a vedere, eccetera, eccetera. Quel ragazzino, ora, si chiama Marilyn Manson. Ci troviamo qui in una fase di piena transizione tra il vecchio e il nuovo Benson. L'eloquio è già quello, a tutti noi ben noto, di Televita, anche se più misurato. Retoriche ostrogote o bislamiche che non mi interessano. Le storie si fanno assurde, inverosimili. Voglio raccontarti una storia, ti posso raccontare una storia, vedi, vengono le storie. Una volta io con amici, Osanna, James Senese, eccetera, ci troviamo in una casa molto grande. Questa casa, mio caro Gianni, era piena di bambini biondi. I discorsi slegati dall'attualità discografica e da quelli che, fino a quel momento, erano stati i punti di forza di Ottava Nota, ossia l'analisi tecnica dei dischi, dei piccoli riff, un po' di rock, un po' di funk, o dei testi veramente squallidi, e la ricostruzione puntuale dei cambi di formazione, degli eventi
e delle curiosità del mondo musicale. Batterista con gli Attention, batterista con i Rage, batterista con l'Ureiro, batterista con Tony Hernando, batterista poi prima con Malmsteen, poi con Magalpine, batterista di tanti. Una svolta tanto radicale in termini di contenuti ovviamente non poteva passare inosservata e anzi finì per innescare un vero e proprio terremoto. Risale a questo periodo, con tutta probabilità, l'allontanamento di una parte della fanbase bensoniana, quella della prima ora, composta principalmente da appassionati di Roma e del Lazio, nati tra gli anni 60 e i 70. Costoro, nell'era pre-internet, vedevano in Richard nient'altro che un competente critico musicale da consultare in vista del prossimo acquisto, o al più un apostolo della musica tecnica nell'Italia del pop melenso e di Sanremo. Questo tipo di pubblico si sentì oltraggiato dal nuovo corso e decise di abbandonare la nave. A mio avviso, è solo alla luce di una dinamica simile che si possono spiegare due eventi centrali della biografia di Benson, entrambi datati 2002. Mi riferisco alla rottura con l'editore di TVA40, Franco Arnaudi, e alla fine del rapporto professionale con lo storico collaboratore Roberto Guarnieri. È facile immaginare, ma si tratta di mie speculazioni, che Arnaudi abbia constatato, al termine della stagione 2001-2002, un calo sostanziale degli ascolti di Ottava Nota. Ciò deve averlo persuaso, stante una situazione di crisi generale dell'emittente, a non rinnovare il contratto a Benson. D'altronde, TVA40 chiuse i battenti nel 2004, e questo solo perché l'antitrust impiegò un anno per convalidare il passaggio delle frequenze alla Fininvest, concluso già nel giugno del 2003. Lo strappo con Guarnieri credo sia avvenuto, al netto di eventuali contrasti personali di cui nulla è dato sapere, per motivi simili. Guarnieri è a sua volta un musicologo estremamente preparato e, per carta d'identità e ambiente di formazione, credo possa essere assimilato agli spettatori duri e puri che seguivano Ottava Nota fin dai primi anni Ottanta. Non mi voglio lasciare incastonare nell'involucro umano, no? Del taglio, della forbice, della depressione, del pensiero, io voglio andare avanti! È possibile che, di fronte alla prospettiva di legare il suo nome ad una trasmissione ormai percepita come compromessa sotto il profilo della qualità, egli abbia preferito porre termine al lungo sodalizio che lo legava a Benson. Comunque siano andate le cose, un dato è certo. Nell'estate del 2002, dopo decenni di TVA, il nostro fu costretto a cercarsi una nuova emittente, nuovi collaboratori e un nuovo pubblico. Si trattò a tutti gli effetti di una rinascita, il cui esito, a fronte dei cambiamenti in atto nel mondo dei media, era decisamente imprevedibile. Con coraggio, Richard Benson scommise su se stesso e, a dispetto dei pronostici, vinse, quantomeno sotto il profilo commerciale. Se ricostruite, le sue mosse appaiono molto più logiche e ponderate di quanto si possa immaginare e denotano un certo fiuto. A mio avviso, già nel 2001 egli aveva capito che l'affermarsi della rete avrebbe ben presto reso obsoleta la figura dell'erudito. Che senso avrebbe avuto continuare a costruire puntate intere sulla condivisione di dati ormai accessibili a chiunque? E ancora, che valore potevano avere i consigli per gli acquisti in un mondo in cui l'utente medio era in grado, gratuitamente e senza sforzo, di mettere le mani su qualunque brano musicale? È bene ricordare che quelli erano gli anni di Napster, la cui chiusura causò enorme clamore mediatico e, sicuramente, suscitò l'interesse dell'anglofono Benson. This is Richard Benson speaking. Vi invito poi a ragionare su quanto era accaduto nel corso dell'ultimo anno a TVA. Nonostante la sospensione dell'attività concertistica e, dunque, una riduzione cospicua degli introiti, big money, I want big money! Richard aveva sentito il bisogno di innovare, stravolgendo una formula che gli aveva assicurato grande successo per più di 20 anni. Perché rischiare, specie in un momento delicato come quello e con il pubblico di sempre ancora fedele? A mio parere, spiegare tutto con la nevrastenia post-traumatica equivale a compiere un'operazione superficiale. Il peso dei fatti di Ponte Sisto si fece indubbiamente sentire, ma alla base dei comportamenti descritti poc'anzi deve esserci stato per forza anche un movente diverso, di natura razionale. Del resto, una persona incapace di trattenere gli istinti è tale in ogni occasione, ma noi sappiamo che Benson, in quegli stessi anni,
era in grado di discutere amabilmente di musica nel salotto di Enrico Capuano. Molta gente ha pensato che io e Enrico Capuano abbiamo litigato, ma assolutamente no. Penso che io e Enrico non litigheremo mai, perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda e ci cibiamo delle stesse corde. È vero. Poi quando ho saputo della collaborazione con Franz Di Cioccio, che io ricordo, sono un vecchio estimatore, io ricordo Franz, gli potrei raccontare tutta la sua vita di Franz, dai quelli... Perché tu avevi messo dei dischi in tempi... Ma veri. Sai, dai quelli, quando facevano C'è una bambolina che fa no no no, che era la versione italiana del pezzo di Michel Polnareff, poi fecero La ragazza che fa ta 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 ta, che era sempre un'altra versione di Michel Polnareff, poi che era un gruppo di turnisti in fondo, poi per vivere insieme, poi i turnisti perché non sono fatto... Battisti neanche. Loro hanno fatto tutti i dischi di Lucio Battisti. Sì, è vero, altro. È vero. Però all'epoca c'era Alberto Radius prima dei quelli stava in un gruppo chiamato Simon and the Pennies, e Simon era un inglese trasferito a Roma, e Alberto Radius prima di andare coi quelli stava con Simon and the Pennies. È dunque più corretto pensare che Benson abbia deliberatamente scelto di puntare su una merce che non temeva svalutazioni, il suo stesso istrionismo. Le rotture con Arnaudi e Guarnieri, così come le critiche ricevute da buona parte del vecchio pubblico, lungi dal costituire un freno, finirono per rafforzare in lui questo proposito. Ormai orfano dei vecchi punti di riferimento, il nostro era infatti costretto a reinventarsi totalmente se voleva sopravvivere nel mondo televisivo. Quella che prima era solo un'opzione tra le tante, nell'estate del 2002 si trasformò dunque nell'unica strada praticabile, specie se si tengono a mente talune peculiarità del mercato romano. Non mi è stato possibile trovare conferme in tal senso, ma credo proprio che gli spazi di Benson su Televita fossero affittati. Mi spiego meglio. È prassi consolidata nell'etere capitolino, soprattutto in quello radiofonico, offrire degli slot di palinsesto a pagamento. Chi li acquista, solitamente, lucra sulla differenza tra i costi sostenuti per andare in onda e gli introiti derivanti da contratti di sponsorizzazione. Si tratta di un modello di business bizzarro, ma potenzialmente vantaggioso per personaggi riconoscibili e dotati di un certo seguito. Il negozio Istinti Musicali, credo lo abbiate notato, sosteneva tutte le iniziative di Benson, compresi i live. E Angelo Carpenelli e Radio Centrosuono, siete pregati di raggiungermi nel camerino. Voglio vedere se ci siete ancora, se no mi incasso domani. Lo dimostrano, tra le altre cose, le citazioni ripetute quasi ossessive nel corso delle puntate di Cocktail Micidiale. Angelo Carpenelli, via delle Albizie 22, Roma. Ringrazio Angelo Carpenelli, via delle Albizie 22, appunto. Quel giorno a via delle Albizie 22, da Angelo Carpenelli. Angelo Carpenelli, via delle Albizie 22, perché a me piace andare al negozio a spulciare le rarità, le novità, le cose. Vi ricordo anche, tra l'altro, per chi fosse duro d'orecchi o chi non ci vedesse tanto bene, che il coltello dell'altra volta con cui mi sono tagliato, il demonio e anche la maschera della morte, più tante altre cose che posseggo a casa, vengono tutte dal negozio di Angelo Carpenelli. Istinti Musicali, via delle Albizie 22, il numero uno, telefono 06, chiaramente, ma è inutile dirlo sempre sto 06, hai capito? È inutile, adesso faccio la sigla così. La via delle... via delle Albizie 22, via delle Albizie 22, Roma. Tra Benson e il mitico Angelo Carpenelli, mi sembra evidente, sussisteva un rapporto fiduciario diretto. Legati, ma da quale spago? Ecco, questo dobbiamo definire. Difficilmente spiegabile qualora si ipotizzi che il titolare di Istinti Musicali fosse un semplice inserzionista di Televita. L'approdo alla corte di Sergio e Stefano Sarcina, datato con tutta probabilità autunno 2002, fu dunque segnato da varie esigenze. In primis quella di parlare a un pubblico nuovo e più giovane,
poi quella di puntare sui generi musicali meglio rappresentati nel nutrito catalogo dello sponsor. Da qui l'estremizzazione e anzi forse la vera e propria nascita del personaggio Benson e la virata sempre più netta verso il power e progressive metal, con conseguente riduzione dello spazio dedicato a fusion, jazz, virtuosismo chitarristico. Almeno fino al 2003, ce lo conferma la preziosa Wayback Machine, il titolo della trasmissione fu Per corde e pelle, un riferimento alla musicassetta didattica Per corde e grida pubblicata nel 1990. Gianni Neri entrò nel cast non più tardi del 2004. Perché mi guardi così? Cioè, capisci? È una sfida, non lo so. Gli occhiali. Non lo so, capisci? No, a volte mi guardi in maniera strana, capisci? Allora non riesco bene a capire, capito? Mentre la regia fu curata fin da subito da un ispiratissimo Luca Di Noia, il quale, superando le inquadrature statiche di ottava nota, conferì ritmo e dinamismo alle puntate. Il nostro grande regista, a cui va un plauso immenso! A Luca Di Noia! Avete capito? Quello di Televita fu un Richard Benson esplosivo, feroce. Vieni qui, fai vedere la tua faccia, vediamo se c'hai il coraggio. Vieni anche te, vieni ad affrontare me, qua, nel vero covo del metallo e del simposio. L'ho mandato a fanculo in una maniera pazzesca. Capace di dominare perfettamente i cosiddetti tempi televisivi. Ma tu non hai capito un cazzo, sai perché? Perché io i tempi non ce l'ho, in testa i tempi, ormai, di Televita. E di sorprendere il pubblico con trovate sempre diverse. La nuova formula del programma, una condizione fisica ritrovata e, soprattutto, il crollo di qualunque freno inibitorio, furono i pilastri di un quadriennio, quello che va dal 2003 al 2007, di grandi successi. L'indice di gradimento, che nell'ultima stagione a TVA era sprofondato ai minimi storici, ricominciò a salire e con esso la popolarità del nostro fuori dai confini di Roma e del Lazio. Risale proprio al 2003 la partecipazione come ospite al programma Isolati di Max Giusti, preludio della ben più fortunata esperienza a Stile Libero Max del 2007. Certo, il pubblico di riferimento stava mutando velocemente. Ciò è testimoniato dai concerti dell'epoca, frequentati in prevalenza da soggetti tra i 20 e i 30 anni, animati da spirito goliardico. Nel 2002, con lo spettacolo Paradiso in inglese, Inferno in italiano, andato in scena all'Alfeus, aveva infatti preso avvio la stagione dei live infernali, rimasti famosi per il salace scambio di battute tra Richard e la platea e per i primi, contenuti, lanci di oggetti sul palco. È difficile dire quanto e come il feedback ricevuto nei locali abbia contribuito alla deriva trash della trasmissione TV. Di sicuro, però, l'aumento vertiginoso dei paganti deve aver suggerito a Benson che la strada intrapresa era, commercialmente, quella giusta. Nel periodo 2003-2005 si ebbero le esibizioni più iconiche del nuovo corso, tra di esse il Natale del Male o la mitica serata al Cube, per inciso la mia preferita, durante la quale Benson ingaggiò un'esilarante botta e risposta con un ragazzo della prima fila. Benvenuti, benvenuti! Se vado per culo, non ti preoccupare, tra poco ci sarò. Farò di tutto, non ti deluderò mai! Dico no, non sono uno del branco, cancellati dalle vostre accende. Se state buoni vi racconto la storia del Cristo Pinocchio. Sebbene gli insulti del pubblico fossero già molto pesanti, andata brutta quando ridi! Il clima rimaneva quello, mi si passi l'espressione, della farsa alla romana. E gli eccessi degli anni successivi erano ancora lontani, anni luce. Certo, la musica iniziava a scomparire, soppiantata da lunghi monologhi, storielle, momenti di recitazione trasgressiva e dialoghi con gli astanti. Ma dice anche le mesce di Marzoglio? Di chi? Di Marzoglio! Di un gran Fu probabilmente in ambito live, complici le incursioni sul palco del compianto Massimo Marino, che Benson comprese il valore dell'imprevedibilità, ossia del far immergere il pubblico
in situazioni nelle quali tutto può accadere da un momento all'altro. Raga, porta la pappa in diretta! Aspetta, aspetta. La pappa in diretta! D'altronde, le puntate di Cocktail Micidiale che possediamo sono dominate dai tentativi, il più delle volte riusciti, di spiazzare lo spettatore, di far sorgere in lui quell'effetto straniamento che prima prepara la risata e poi la rende indimenticabile. Ma andiamo per gradi. Se possiamo compiere analisi così precise sul Richard di questo periodo, lo dobbiamo a chi, a partire dal 2004, ha riversato in rete le riprese dei concerti e, soprattutto, le trasmissioni andate in onda su Televita. Si tratta di anonimi volenterosi i quali, forse senza proporselo, hanno inciso in maniera profondissima sulla vita di Benson e sugli sviluppi della sua carriera. Tra di essi spicca certamente il fantomatico Gerarca Infernale, forse il più costante tra gli uploader, ma accanto a lui si situa una massa indistinta di individui che condivisero il materiale sui Mule o su siti come Google Video o il neonato YouTube. Di sicuro, senza tutto questo, voi ora non sareste qui, perché chi vi parla ha appreso dell'esistenza di Richard Benson nella torrida estate del 2007, all'età di 16 anni, visionando il filmato che segue. No, Richard, non smettere, per favore, per favore, per favore. Per favore, Richard, allora. L'involontario approdo su internet scompaginò per l'ennesima volta in pochi anni il quadro in cui Benson si trovava ad operare. La prima conseguenza fu il definitivo abbandono della dimensione locale, segnalato, tra le altre cose, dalle numerose ospitate in TV nazionali che si susseguirono fino al 2011. Per cui Ferretti andrebbe rinchiuso in manicomio! In manicomio! E lei? io lo vado a trovare. Ah, ecco. Io gli porto i fiori. Allora, capito? Credo che ci sia. Cioè, io gli porto i dischi di Amanda Lear, quelli trovabili. Amanda Lear. Si assistette poi ad un consistente allargamento della fanbase, dovuto all'afflusso di un pubblico composto da nativi digitali che del Benson pre-televita nulla sapevano e, con alcune eccezioni, nulla volevano sapere. Costoro, me compreso, erano interessati non al critico o all'artista. Un chitarrista molto preparato, a parte, diciamo, la sua attitudine canzonettara. Ma al mattatore, al folle saltimbanco che li teneva incollati per ore allo schermo di un computer con le sue trovate al limite dell'assurdo. Ecco dunque il passaggio all'altro capo del mondo, il ribaltamento della situazione iniziale. Dei vecchi aficionados nati e cresciuti nell'underground romano, ormai quarantenni, non rimaneva quasi più traccia. Ok, tanto accomodati un attimino. A loro posto una schiera di adolescenti e giovani adulti provenienti da tutte le parti d'Italia. Questo nuovo status quo, nel breve periodo, favorì il nostro e certamente lo ripagò delle amarezze di pochi anni prima, quando non solo le cose erano sembrate volgere al peggio, ma da un punto di vista personale tanti erano stati gli abbandoni e gli scacchi subiti. La Bensonmania, figlia del web 2.0 e del peer-to-peer, fu fenomeno virulento. In breve tempo, forum, chat e gruppi di discussione vennero inondati da dibattiti sul personaggio, tormentoni, foto, gif e, manco a dirlo, leggende di ogni tipo. Buonasera, eccoci qui, tornati, siamo sempre in compagnia di Richard Benson. Ciao Richard, buonasera. Ciao. In questa nuova puntata, in questo nuovo episodio di questa lunga crociata che portiamo avanti ormai da spettacolare, da stupendo. L'ho fatta costruire da degli artigiani giovani, tutto intarsiato, allucinante. È un lavoro artigianale sotto mia direzione. Ti aggrediscono? Tu hai questo bastone? Tu cammini col bastone? Il passaparola fece il resto, tramutando i concerti in veri e propri happening della follia
attesissimi dai cultori del trash. Questo successo improvviso e sgangherato, come era quasi inevitabile, finì alla lunga per trasformarsi in un boomerang. Ma prima di parlare del declino di Richard Benson, è necessario capire perché in tanti, a metà degli anni 2000, subirono il suo fascino. Per far questo, torneremo alla TV, e in particolare a Cocktail micidiale, che all'epoca dei fatti regalava ai suoi spettatori tutto ciò. Diciamo che in un attimo Londra è diventata invivibile ultimamente. Invivibile! Avete ancora sete? Avevate sete dell'arte droga? Facciamo un delirio! Con sti capelli così corti mi dà un fastidio. L'unica cosa bella che c'hai sui capelli, proprio quelli te la vai a tagliare. E date sfogo ai vostri capelli, no! Aiutatemi! Aiutatemi! Perché c'hai timore? Sono andate al cesso 10.000 volte! 10.000 volte! Hai capito? Non vorrei che gli facessi fare una brutta fine a sto povero ragazzo. In fondo che fa? È solo un cucciolo. È solo un cucciolo. Ti distruggo. Guardate sti vai ora. Le sue gambe sono inesistenti. Sono due ossa. Due ossa! Sembra un cadavere. La guerra più totale! Viene così! I reduci di guerra! Non potete mai più! Chi senza braccia, chi senza gambe! Feriti! Capito? Va feriti in maniera grave! Tenente! Ho paura! Abbiamo anche i piloti d'aereo che sono drogati! Apposta gli aerei vanno a spasse da tutte le parti, ritornano indietro, c'è la benzina, c'è una vasta gamma. Dobbiamo stare molto attenti, i piloti che fanno uso di sostanze improprie. Credo che le immagini parlino da sole. Su Televita non andava in onda un programma musicale, come credevano e forse credono ancora gli osservatori meno avveduti. Su Televita prendevano forma allucinazioni collettive, monologhi dimentichi del nesso di causalità tra gli eventi. Sto e la faccia di Pinocchio in un piccolo giocattolino elettronico, no? Che tu, appunto, non ho la minima idea di quello che sta succedendo. Scenette che avrebbero ben figurato in un dramma di Ionesco o, rimanendo nell'arcipelago britannico, di Samuel Beckett. Parlare di trash per descrivere tutto questo sarebbe semplicemente riduttivo. Mi piace piuttosto rispolverare una definizione coniata dal grandissimo cannato Flavio, youtuber non più in attività. Avanspettacolo trasgressivo moderno. C'è infatti un elemento che distingue nettamente le performance di Benson da quelle dei mostri del tubo che invasero il web dopo di lui. E non mi riferisco alla superiore abilità recitativa, pur evidente, ma alla capacità di miscelare farsa e dramma, di inserire in modo del tutto inaspettato spunti di riflessione profondi. Uno disse: dopo Auschwitz nessuno canterà più canzoni e nessuno scriverà più poesie. È stato proprio l'incontrario. Cantano tutti, tutti a scrivere poesie melense. Anche Charles Bukowski stava male, anche Dylan Thomas, Ferlinghetti, Allen Ginsberg, anche quelli lì c'avevano i buchi nelle braccia e scrivevano delle frasi meravigliose. In un mare magnum di risate, urla e affermazioni sopra le righe. Io devo dire, onestamente, che più di cortei femministi preferivo gli amplessi macisti. Nel senso, non maciste che fa l'amplesso. C'è dunque in Benson un accenno, certo molto sfumato e forse soverchiato dai toni comici impiegati, di critica sociale, di attacco donchisciottesco al sistema massmediatico di cui Televita rappresenta un'anomalia. E guardare questa trasmissione può
può essere un piacere, ma può essere anche letale, perché cambia la tua percezione mentale, auditiva, discorsiva. Cominci a dire altre cose, no? Come no, non sono uno del branco! È importante ricordare che quelli erano gli anni del conformismo televisivo, delle messe cantate di Vespa, del Grande Fratello, delle ultime kermesse sanremesi firmate Baudo. Richard Benson, agli occhi di uno spettatore giovane, non poteva che apparire come una scheggia impazzita, un alieno giunto da chissà quale galassia a far presente ciò che molti vedevano, ma nessuno poteva o voleva dire. Voi che mi guardate attraverso il tubo catodico, capito? Ma in realtà non c'è niente che ci separa. Il successo folgorante di metà anni 2000 si spiega anche col fascino dell'outsider. Cocktail micidiale andava in onda su una piccolissima emittente locale, sconosciuta e priva di mezzi, ma comunque capace, grazie alla magia della rete, di imporre un personaggio controverso all'attenzione del pubblico di massa. Era la vittoria dei pirati dell'etere sui broadcaster di regime, l'apoteosi di uno strambo musicista italo-britannico che, come John Nada in They Live di Carpenter, riusciva a incrinare un potere mille volte più grande di lui. Per vedere là, dove è difficile guardare. Non mi si fraintenda però, Cocktail micidiale è rimasto impresso nell'immaginario collettivo soprattutto per l'istrionismo, la lucida follia e l'innata vis comica del suo ideatore e conduttore. Io sono uno da Hollywood, hai capito? Le cui trovate rasentavano spesso la genialità. E siamo qua. Ma chi è entrato? Ma scusa, chi è questa persona? Scusate, Cioè, ma, cioè, come cazzo ha fatto entrare questo? Vi ho già detto che voglio fare la trasmissione senza intromissioni di nessuno! E l'ho detto 100.000 volte che non voglio gente tra i coglioni! Avete capito o no? Cioè, guarda, cioè, basta, 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 capito? Basta! Cioè, ho detto mille volte che non voglio nessuno! Che non voglio nessuno in studio mentre lavoro! Come ormai avrete capito, per me la grandezza di Benson non sta né nella sconfinata cultura musicale. Se vogliamo andare indietro nel tempo, nella mia sapienza musicale, potrei ricordare vari gruppi, potrei ricordare gli Henry Cow di Fred Frith, poi Fred Frith dopo gli Henry Cow fece gli Art Bears, un altro gruppo, né nel presunto virtuosismo chitarristico, ma nelle straordinarie doti di showman e intrattenitore. Devo dire che il pubblico è attento comunque. L'interesse che nutro per gli aspetti meno conosciuti della sua biografia non deve trarre in inganno. Si tratta di curiosità, non certo di adesione alle tesi di chi vorrebbe contrapporre, in maniera manichea, un Richard serio e competente al cosiddetto buffone di televita. Riesco anche a ballare, riesco a fare le peggio cose, capisci? In un attimo. E questa è una ricostruzione smentita dai fatti, che ci dimostrano come entrambe le anime abbiano sempre convissuto nell'indole del nostro, e soprattutto viziata da una fallace idea di fondo, quella secondo cui talune forme di espressione artistica, vedi la farsa, si debbano sempre considerare come deteriori e indegne di persona rispettabile. Se Richard fosse stato un semplice critico musicale, lo ammetto, non avrebbe suscitato in me alcun interesse. Nella stupenda cornice di Mr. Fantasy, fra qualche istante un avvocato che non dimenticherete facilmente. E credo che lo stesso valga per molti di voi. È proprio grazie a momenti di spettacolo come la dissacrazione di Steve Vai. Tra tutte le note! Tra tutte le note del mondo! Prende le due note e le ripete in continuazione di uno dei pezzi più famosi mai scritti. Agli aneddoti scalcinati, perfino alle innumerevoli balle,
che egli è riuscito a guadagnarsi un posto nella nostra memoria, con buona pace dei puristi e dei sostenitori della prima ora. Io sono Chris Impellitteri, vieni da me che te lo sfondo, te faccio così come un ramarro. Così gli disse in quel locale quella sera, me lo ricordo benissimo, e invece non rispose. Stavo con i suoi manager e si sedette da una parte. Ma torniamo ai fatti. L'idillio di quegli anni, come sappiamo, non durò molto. D'altronde, chi sceglie la strada dell'esposizione pubblica senza filtri si ritrova a camminare su un filo sospeso dal quale è facile precipitare. In una società aggressiva come quella in cui viviamo, il gioco si basa sostanzialmente su un trade-off tra dignità e successo, nel quale, al diminuire della prima, corrisponde un aumento del secondo. Riuscire a dominare questo meccanismo, evitando quindi di esserne schiacciati, è estremamente difficile e richiede energie morali e intellettuali di un certo livello. Bisogna capire fin dove si può osare, essere pronti a compiere ritirate strategiche, tenere sotto controllo le reazioni del pubblico e tanto altro. Non è un caso che la parabola di molti personaggi trash sia estremamente breve e si risolva in un fugace momento di popolarità seguito da una rapida e rovinosa crisi. Gli esempi sono tanti, uno su tutti quello di Matteo Montesi. Richard Benson aveva, a mio avviso, le carte in regola per cavalcare l'onda, ma purtroppo a un certo punto fu tradito dagli eventi e, in parte, dal suo carattere. Ma fatto brutto! Di certo non erano sprovveduto. Frequentava il mondo dello spettacolo fin dall'adolescenza, era cresciuto in una famiglia di pubblicitari e si era perfino sposato con una pubblicitaria. Tu hai gli occhi come le donne degli anni 70. Per quanto il web fosse qualcosa di nuovo per lui, non possiamo pensare che non ne comprendesse le regole di funzionamento. È probabile però che si sia fatto prendere la mano dalla smania di accontentare il pubblico, di assecondarlo in tutto e per tutto al fine di soddisfare un innato bisogno di attenzione. Questo fu un grave errore, giacché gli impedì di mantenere il controllo e sostanzialmente lo gettò nel tritacarne. Tra il 2008 e il 2010 il personaggio lasciò il posto alla macchietta. Sebbene ancora capace di divertire, io mi ricordo tutto! Benissimo! Voi non vi ricordate un cazzo! Richard schiacciò l'acceleratore sugli elementi che più avevano contribuito a trasformarlo in un meme vivente. Le urla, sempre più artificiali e fuori luogo, i vecchi tormentoni, i racconti ormai così inverosimili da risultare poco efficaci. Di fare vedere la foto di Obama. Ricordo che c'è tutto un servizio fotografico. Mentre il programma TV perdeva la forza dei tempi migliori, sul fronte live gli effetti delle scelte poc'anzi descritte iniziarono subito a farsi sentire, con un pubblico che, da bellicoso coprotagonista che era, divenne protervo prevaricatore. Il concerto del febbraio 2008 all'Alfeus, annullato per contenere la furia degli spettatori, fu indubbiamente un punto di svolta. Il locale era stracolmo, ma il pubblico che lo riempiva si proponeva di umiliare l'artista, non più di ridere con lui. La situazione sarebbe ulteriormente peggiorata negli anni successivi, fino a sfociare in episodi indegni di un paese civile, con un Benson ormai inerme di fronte alla violenza dei lanci d'oggetti. Tutti noi ci siamo imbattuti nelle tristi immagini del cosiddetto massacro di Palestrina, datato 2 dicembre 2016. Degli esilaranti botte in risposta col pubblico del 2003 o del 2005, a Palestrina non era rimasto nulla. La proverbiale goliardia romana aveva lasciato il posto all'aggressività nuda e cruda, alla squallida volontà di sopraffazione che si abbatteva impietosa su un uomo non più capace di reagire. Le peculiarità del carattere e l'imbarbarimento generale della società, però, non spiegano tutto. Dell'ennesima metamorfosi della vita di Benson, quella che lo ridusse a capro espiatorio, ebbero un peso decisivo i problemi di salute emersi fin dall'inizio del decennio appena concluso e la morte dei genitori. Dei primi poco so e, per ovvi motivi, poco direi anche se sapessi di più. Sulla base di quanto è trapelato dalle varie interviste, possiamo azzardare si sia trattato di disturbi non trascurabili dell'apparato cardiocircolatorio, che sono andati ad abbattersi, lo ricordiamo, su un fisico già fiaccato dalle conseguenze del drammatico gesto di Ponte Sisto. La necessità di far fronte alle ingenti spese di cura, assistenza e riabilitazione non può non aver intaccato il potere contrattuale del nostro, spingendolo ad accettare, senza alcuna garanzia, offerte d'ingaggio provenienti da locali di infimo livello
i cui gestori intendevano lucrare con astuzia su un nome di richiamo. Se a questo aggiungiamo, quantomeno a partire dalla scomparsa di Robert e Marcella Benson, un progressivo deterioramento del cospicuo patrimonio familiare, dovuto forse a cattiva gestione o a prodigalità, iniziamo a capire come mai Richard, alla lunga, sia stato fagocitato dal mostro che lui stesso aveva destato e che, sulle prime, era stato in grado di domare come nessun altro. Gestire il pubblico, è noto, richiede personalità. Le folle, di qualunque tipo esse siano, sanno adulare e umiliare col medesimo vigore. In taluni casi arrivano addirittura a interpretare il ruolo dell'aguzzino, sospinte da forze misteriose e insondabili. Episodi come quello di Palestrina sollevano interrogativi terribili sulla psicologia umana e ci impongono di guardare alla storia per individuare possibili soluzioni. Il trattamento riservato a Benson negli ultimi anni della sua attività concertistica mi ha sempre fatto pensare alla cerimonia religiosa del Pharmakos, attestata in molte città della Grecia antica e soprattutto ad Atene, dove si svolgeva annualmente nel corso delle festività dedicate al dio Apollo, le Targelie. Stando ad autori come Callimaco, il rito prevedeva l'espulsione cruenta dal territorio della polis di una o più persone, solitamente di aspetto ripugnante. Io voglio dire che l'esperienza, in fondo, scolpisce la faccia che hai. Su cui la popolazione era libera di sfogare la propria aggressività. Le vittime erano scelte con larghissimo anticipo e in alcuni casi perfino sfamate a spese dello Stato. Secondo alcuni studiosi, tutto questo non era che il rimasuglio di antichissimi sacrifici umani, la rappresentazione simbolica di attività che il progresso civile aveva bandito. C'è però anche chi insiste sulla necessità psicologica di dare un volto al male, di semplificare la realtà trasformando qualcuno, specie se indifeso o reietto, nell'epitome di tutte le sventure, in un capro espiatorio. Aspettavo però pure la capretta. Capito? Perché la capretta è più sintomatico del male, capito? Le caprette che si sacrificano al demonio, a Satana. Qui il discorso si fa interessante, poiché perfino il cristianesimo si fonda sul sacrificio di un innocente, l'agnello di Dio, da cui discende la remissione dei peccati di tutti. Ora, le società moderne hanno abbandonato la dimensione rituale. A quanto pare, però, l'inconscio degli uomini, lungi dall'aver beneficiato di questo processo evolutivo, è rimasto in balia dei soliti atavici impulsi. Ce ne accorgiamo tutti i giorni, nella realtà fisica come in quella virtuale, quando assistiamo impotenti all'ingiusta demonizzazione di un individuo o di una categoria o perfino alla creazione ex nihilo di un nemico invisibile, utile a sfogare paure e frustrazioni. Quanti di voi ricordano l'enorme risalto mediatico che ebbe negli anni 90 il cosiddetto allarme satanismo, poi evaporato completamente? La cosa che a me fa rabbrividire è il concetto così bieco, così anticulturale sul satanismo, sul male. E che dire di coloro che finiscono invischiati nei processi televisivi, cui ognuno si sente in dovere di attribuire nuovi e più gravi crimini? Non ci sono dubbi. Una volta divenuto prigioniero del suo pubblico, Benson è andato incontro al destino del Pharmakos, ed è così che i suoi concerti hanno assunto le sembianze di sfogatoi atti a sublimare gli istinti più bassi. Curiosamente, proprio il Regno Unito ci offre un altro esempio di artista capro espiatorio. Mi riferisco al mitico poeta scozzese, o irlandese secondo talune ricostruzioni, William McGonagall. McGonagall era un artista di scarso valore, le cui composizioni pedanti e didascaliche ignoravano le più elementari regole della metrica. Ma è questo per cui ho combattuto. Ed è tutto quello che ho guadagnato. Che stupido sono stato nel pensare che la vita avesse più da offrire. A fine 800, dopo aver chiesto invano di essere introdotto alla corte della regina Vittoria, iniziò ad esibirsi dal vivo in un circo di dandi. Vita, provocami ancora, perché io penso di non essere mai stato alla tua altezza. Attirò così un nutrito pubblico che lo bersagliava regolarmente con uova, farina, aringhe, patate e pane raffermo, provocando tumulti tanto grandi da suscitare l'ira delle autorità e l'attenzione dei giornalisti. Mi chiedo se Samuel Herbert Benson, nel suo ufficio di Londra, abbia mai letto un articolo sul tema. Lui che in quegli anni costruiva un impero,
Di certo non poteva sapere che, semplicemente sbirciando tra le colonne del Times, avrebbe potuto imbattersi nel futuro di un suo discendente. Nipote. Se torniamo in Italia, ci imbattiamo in un altro noto farmacos, vale a dire l'ex presidente del Parma Giampiero Manenti, il quale, pur colpevole di aver preso in giro per mesi una città intera, fu oggetto di un violentissimo linciaggio verbale per le vie della città emiliana, in quella che fu, a tutti gli effetti, un interminabile walk of shame. Ma proseguiamo con il racconto. Il secondo decennio del XXI secolo è per Benson quello del progressivo disimpegno. Meno male che piaccio alle ragazzine. Meno male che c'ho un sacco di donne. Se la carriera da giornalista musicale era finita già nel 2004, a seguito di un furioso litigio col direttore di chitarre Andrea Carpi, io ho lasciato la rivista Chitarre, vorrei che Andrea Carpi, il direttore, venisse qua a farmi vedere la sua bella faccia. Quella televisiva si arrestò nel gennaio del 2013. Nel 2011, concluso il rapporto con Televita, il nostro era passato a Blu TV, dove aveva ripristinato la diretta e le telefonate da casa, assenti fin dai tempi di TVA. Che c'hai? Una critica da farti, accetti le critiche. E certo che accanto a me non me ne frega un cazzo! I successivi due anni avevano visto prima una fugace esperienza su Rete Sole per 7 puntate. Chiaramente la mia scelta è caduta su Rete Sole, la gloriosa Rete Sole. E poi un ritorno a Televita, nel frattempo passata di mano e rinominata One Television. Siete collegati con il canale 897 sul decoder satellitare di Sky. Probabilmente a causa degli interventi del pubblico, pieni di espressioni ingiuriose e irriferibili, cambia canale! Cambia canale! La dirigenza dell'emittente romana impose lo stop prima ancora che si concludesse la stagione 2012-2013. Da quel momento Richard Benson comunicò solo via internet, con la rilevante eccezione delle ospitate su reti nazionali. Tra il 2015 e il 2016 si situa invece l'uscita delle ultime fatiche discografiche, L'Inferno dei Vivi e Duello Madre. Il primo è un concept album prodotto da Federico Zampaglione per l'etichetta INRI, sospeso tra industrial e hard rock, e contenente l'ormai celeberrima Inani. Il secondo è invece una raccolta di vecchi pezzi destinata alla distribuzione digitale. Assemblata in fretta e furia e priva di veri elementi di interesse, riscosse scarso successo, iscrivendosi nel solco delle iniziative che i coniugi Benson portarono avanti per risollevare una situazione finanziaria ormai al limite, come testimoniato dall'ospitata Pomeriggio 5. E da una celebre intervista video concessa al quotidiano La Repubblica. A partire dall'ultimo scorcio del 2016, con la fine dell'attività dal vivo, la carriera di Richard Benson si può considerare sospesa. I gravi problemi di salute, lo sappiamo, lo hanno costretto a un lungo periodo di riposo e riabilitazione presso una clinica specializzata. Risalgono agli ultimi mesi comunque i segnali di una vigorosa ripresa, con l'esecuzione in video di nuovi pezzi e una verve parzialmente ritrovata. E non sono mai morto, ricordatevelo, non sono mai morto. Il mio auspicio, e credo anche il vostro, è che il recupero di Richard prosegua nel modo più veloce possibile, così da permettermi, tra qualche anno, di aggiungere nuovi capitoli ad una biografia che, per il momento, si conclude qui. Volevo dirvi che ormai sto bene, per cui è inutile che mi chiamate. Prima di lasciarci, però, dobbiamo rispondere alla domanda più complicata. Chi è veramente Richard Benson? Ma perché io sono un uomo? È un buffone, un abile mestierante, un attore, un mitomane, oppure un musicista dall'enorme potenziale inespresso, una vittima degli eventi, un incompreso? Chi ha seguito questa biografia dall'inizio sa che è piena di difetti, ma credo le riconosca anche un pregio. Non è un resoconto agiografico dei fatti. Nonostante la simpatia che nutro nei confronti di Richard,
ho cercato di tracciarne un ritratto a tutto tondo che illuminasse allo stesso modo gli elementi negativi e quelli positivi della sua complessa vicenda umana e professionale. Prova ne sia il fatto che, per molte informazioni ritenute pregiudizialmente false di cui ho dimostrato la veridicità, è possibile rinvenirne altrettante delle quali, anche grazie alle testimonianze degli intervistati, ho sancito in modo definitivo la natura menzognera. Non si sono fatti sconti a nessuno, né a chi desiderava perpetuare il mito Richard Benson, non smentendo ciò che andava smentito e quindi rafforzando l'aura di mistero che avvolgeva il personaggio, né tantomeno a coloro che, dal basso della loro sicumera, ritenevano inutile e perfino offensivo prodursi in una ricerca tanto minuziosa su un uomo che, negli ultimi anni, aveva rinunciato alla sua dignità, divenendo a tutti gli effetti un emarginato, un paria, un fenomeno da baraccone. Per più di un anno, tutti insieme abbiamo visionato ore e ore di filmati, scrutinato centinaia di documenti e ascoltato decine di persone, dando vita a una splendida impresa collettiva e collaborativa. Ora giunge, inevitabile, il momento dei bilanci. Partiamo dai dati meno controversi. Di certo Richard Benson è un grande musicologo. Tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui, indipendentemente dal giudizio complessivo espresso, ci hanno confermato la sua enciclopedica conoscenza del mondo rock. I profani diranno: cosa c'entra con Buckethead? No, qualcosa c'entra. Buckethead. E chi cazzo è? Non così omogenee sono state le analisi sul Benson chitarrista. Se Gianni Leone lo ha sostanzialmente bocciato, evidenziandone i limiti tecnici e la scarsa attenzione ai dettagli. Delle cose del genere. Adesso sto improvvisando così. Simone Sello gli ha riconosciuto grande creatività, seppur nel quadro di uno stile del tutto personale e, per certi versi, inimitabile. Perché mi piace ascendere e discendere in una maniera diversa. Credo che, in questo caso, il campo vada sgombrato dalle tendenze estreme. Probabilmente il nostro non è mai stato un virtuoso, né tantomeno un grande chitarrista. Forse però, nel periodo migliore, il suo estro gli ha consentito di comporre e suonare buona musica, magari con il supporto di professionisti come Aldo Tamborrelli. Se non altro, oggi disponiamo, grazie alla buona volontà di Nerattini e der Togenbosch, di testimonianze video risalenti agli anni 90. Questo consentirà a chiunque ne abbia titolo, d'ora innanzi, di valutare con cognizione di causa. Ai miei occhi, la principale qualità artistica di Richard Benson rimane comunque l'istrionismo. Attore mancato, teatrante immaginifico e sfuggente ad ogni velleità classificatoria, egli ha scritto pagine di televisione che mai riceveranno l'encomio di un Aldo Grasso, ma che, noi lo sappiamo, nulla hanno da invidiare a quelle vergate dai soliti noti. Non te lo puoi permettere, hai capito? Ecco. Che dire invece dell'uomo e del suo carattere? Una chiave per comprenderlo è, a mio avviso, la mitomania. L'ostinazione con cui, a dispetto di qualunque critica, si è voluto porre sulla strada dei maestri della chitarra ipertecnica denota una fiducia cieca e forse eccessiva nei propri mezzi, accompagnata da scarsa concretezza. Richard Benson vince il concorso Guitar Wars a Los Angeles. Questa difficoltà di orizzontarsi nei mille rivoli di una realtà spesso non coincidente con i suoi sogni di gloria, Benson l'ha compensata facendo ricorso a figure guida come la madre, la prima moglie Antonietta Capacci, di quasi 20 anni più grande di lui, e Ira Deltschaft. Costoro hanno esercitato un'azione frenante, limitando gli eccessi di un carattere eccentrico e naturalmente votato all'esibizionismo. Ben si capisce, in un quadro simile, la propensione all'esagerazione e alla panzana. Il racconto modificato, distorto, perfino costruito ad hoc, oltre a sorprendere lo spettatore, risponde alla precisa necessità psicologica di guadagnare e mantenere il centro del proscenio. Non sorprende dunque il fatto che Benson abbia concentrato gli sforzi mitopoietici sulla sua carriera musicale, ossia su ciò che si trovava sotto i riflettori del pubblico, lasciando impregiudicata la vita privata e familiare. Su questi temi, lo abbiamo dimostrato di puntata in puntata, ha fornito poche informazioni, ma tutte corrette, dalle origini britanniche alla storia dei nonni,
dalle vicende sentimentali alla carriera del padre e perfino ai nomi delle zie. La mia zia si chiama Janet e ha un cane. Ci troviamo di fronte, in definitiva, a un personaggio estremamente complesso, sfaccettato. Io non do spiegazioni. La cui storia meriterebbe di essere narrata in un film che affronti i temi della disillusione, della solitudine, del rapporto tra pubblico e artista dal punto di vista di uno sconfitto, di una vittima più o meno involontaria dello show business. Mi è capitato di pensarci quando ho visto uno dei lavori meno riusciti di Sorrentino, This Must Be the Place. Il mondo del rock ha ancora molto da dire, drammaturgicamente parlando, a patto che si abbia il coraggio di uscire dai soliti luoghi comuni. Tremendo quello, eh? Signori e signore, siamo veramente alla fine di questo lungo viaggio e mai come ora, guardandomi indietro, mi chiedo perché ho deciso di intraprenderlo. La verità è che mi sentivo in debito con Richard e non tanto per gli artisti che mi ha fatto scoprire o per la musica che ha prodotto, ma più semplicemente per tutto il buon umore che mi ha regalato, per i momenti di svago, per le risate genuine che mi ricordano i bei tempi in cui, ogni mercoledì e venerdì, mi sintonizzavo su Televita, pronto ad esplorare quella zona di confine tra realtà e delirio che ancora oggi ci tiene prigionieri. Amici, ammettiamolo, noi non supereremo mai questa fase e continueremo a vagare per l'ignoto, convinti che, dopo tutto, l'universo finisca in un garage di varazze. L'anima è quella cosa che finisce in un garage a varazze, forse. Ci indicano delle strade che non sono proprio quelle luminose. Ma cosa sarà quel lumicino strano? Porta su strade interiori. È caduto giù, morto. Ma possibile che voi che state dall'altra parte, no? Ma volete solo ballare, volete solo, non lo so, andare nella dark room. Non c'è bisogno della musica. Queste cose vanno fatte in silenzio. Perché sono cose ambigue, no? Voglio strappare una lacrima, ve la devo strappare.
un sentimento. L'adagio in re. L'adagio in re è una cosa molto divertente, perché si potrebbe mettere qualsiasi melodia insomma. Ci sono vari pezzi classici come l'adagio di Pachelbel o altri che seguono queste voluttà armoniche. Per cui ho provato la mia melodia qua sopra, che fa così. Per arrivare da qualche parte, questo è molto importante, col nostro messaggio appunto di chi non è contaminato dalle voluttà dell'intero contorno che ci sovrasta, noi continuiamo imperterriti attraverso il metallo, attraverso la progressione, per espandere i nostri lidi. Grazie a tutti.